Ciao a tutti e benvenuti. Siamo abituati spesso a parlare della fibra ottica come una tecnologia che risolverà tutti i nostri problemi di connettività. Non vediamo l'ora che arrivi la fibra ottica, finalmente è arrivata la fibra ottica a casa nostra, o chissà quando arriverà la fibra ottica. Siamo talmente abituati a pensare che questa fibra ottica sia così importante per noi che ci siamo sempre dimenticati di dire il perché. In questo video elencheremo i principali vantaggi della fibra ottica rispetto ai cavi in rame. Per farlo prendo spunto dal primo capitolo del mio manuale Lavorare con la fibra ottica. Tra parentesi vi ricordo che il manuale è sempre disponibile su Amazon e in descrizione al video trovate il link per acquistarlo. Quando si parla di fibra ottica, subito si fa riferimento alla velocità della connessione. Le connessioni in fibra a 100 megabit, 200 megabit, a 1 gigabit e anche di più. Intanto cerchiamo di fare un minimo di chiarezza. Bisogna differenziare la velocità della connessione che possiamo avere a casa nostra dalle effettive capacità trasmissive della fibra. Mi spiego meglio, la fibra ottica ha un potenziale elevatissimo. Sappiamo che è in grado di supportare trasmissioni nell'ordine del terabit, ma questo oggi è possibile solamente grazie a trasmettitori che oggi hanno un costo molto elevato. Le reti in fibra ottica che raggiungono le utenze domestiche devono, per ovvi motivi, utilizzare apparecchiature un po' più economiche. Non si può certo installare in casa di tutti gli abbonati apparecchiature da migliaia di euro. Inoltre, una singola fibra in uscita dalle centrali o dai POP dei vari operatori di rete viene condivisa tra più utenti. Nelle architetture di rete più diffuse in Italia, una fibra viene condivisa tra 64 potenziali utenze. Il protocollo trasmissivo GPON, molto utilizzato, può supportare una velocità in downstream di 2 gigabit e mezzo. Se tutti gli utenti avessero a disposizione una banda così elevata, si creerebbero degli enormi ingorghi degli imbuti. Si andrebbero ad intasare anche gli apparati che gestiscono il traffico delle dorsali. E detto tra noi, nella maggior parte dei casi velocità così elevate non sono ancora necessarie perché non ci sono ancora servizi così avidi di banda. Nella maggior parte dei casi i contratti che offrono una velocità garantita di almeno 100 megabit fino al tanto sognato gigabit sono più che sufficienti a soddisfare la maggior parte delle richieste. Ma perché con la fibra ottica siamo in grado di dare questa velocità che è impossibile da raggiungere con il rame? La maggior parte delle persone che frequenta i miei corsi risponde a questa domanda dicendo perché le informazioni viaggiano alla velocità della luce. Ed effettivamente è la prima cosa che ci viene in mente, fibra ottica, velocità della luce. Ma a questo punto vi invito a pensare, i segnali elettrici che viaggiano sui cavi in rame viaggiano lenti? È evidente che la luce viaggia molto veloce, ma non è questo il motivo per cui possiamo offrire queste connessioni a banda così elevata. In realtà la velocità è determinata dalla banda e la banda non è nient'altro che quella quantità di informazioni che possiamo iniettare sulla fibra. Se sul rame è data dalla quantità di frequenze che si possono modulare, cioè che si possono modificare per fare in modo che trasportino il segnale, sulla fibra possiamo semplificare dicendo che è il numero di volte in cui una lampadina si può accendere. Insomma, se noi utilizziamo un laser capace di accendersi un miliardo di volte al secondo, potremmo trasmettere un miliardo di bit in un secondo. Perché l'informazione della lampadina è 1 e 0, cioè luce accesa, luce spenta, proprio come i bit. Ma ancora non ci basta, perché anche sul doppino telefonico, oppure sui cavetti di rete, i cavetti LAN, potremmo raggiungere, anzi possiamo raggiungere velocità nell'ordine del gigabit. Il vero problema è che non siamo in grado di trasportare questi segnali con una banda così elevata a lunga distanza. In pratica sul rame per avere a disposizione più banda dobbiamo utilizzare frequenze via via sempre più alte, ma con l'aumentare delle frequenze aumenta anche l'attenuazione. Quindi vuol dire che il segnale è portato a perdere la sua potenza, la sua forza, man mano che percorre il cavo, in maniera sempre maggiore con l'aumentare della frequenza. Anche su fibra ottica abbiamo il problema dell'attenuazione, ma il cavo di per sé attenua veramente poco. A grandi linee possiamo dire che l'attenuazione che viene introdotta su un segnale ADSL da un cavo telefonico, un doppino di circa 2 o 3 km è la stessa che viene introdotta da un cavo in fibra ottica di 150 km.
Se pensate agli impianti televisivi realizzati con i cavi coassiali, che hanno una banda più elevata rispetto ai doppini telefonici, l'attenuazione è altissima perché vengono utilizzate frequenze molto più elevate. Infatti un impianto televisivo non può essere più esteso di un centinaio di metri circa. Quindi è molto importante parlare di attenuazione, ma relazionata alla velocità e alla distanza a cui è possibile trasmettere i nostri segnali. Su questo la fibra ottica è imbattibile, almeno tra le tecnologie conosciute oggi. La fibra ottica è molto delicata perché sappiamo tutti che è un sottilissimo filo di vetro. Però sappiamo che con il vetro si possono realizzare ad esempio i bicchieri e le bottiglie. Il vetro quindi è completamente impermeabile, ovviamente, e insensibile all'acqua. Questo significa che un filamento di fibra ottica può resistere all'umidità, può resistere agli agenti atmosferici, che invece sono molto dannosi per il rame, che con il tempo tende a ossidare e a portare i fili ad avere un cattivo isolamento tra di loro, innescando quei fenomeni di basso isolamento, interferenze, diafonia, fino ad arrivare proprio al vero contatto. Anche per quanto riguarda il calore, la resistenza della fibra ottica è elevatissima. Ovviamente io parlo del filamento di vetro, mentre è possibile che a causa di un elevato calore provocato ad esempio da un incendio si possano sciogliere le guaine protettive esterne. Ma se non vengono spezzati, i fili all'interno continueranno a trasmettere. Quindi la nostra fibra è molto più longeva, non tende a degradare come il rame. Un altro vantaggio è l'assenza di segnali elettrici sui nostri fili di vetro, con ovvie conseguenze in termini di sicurezza e la possibilità di evitare proprio tanti problemi che si vengono a creare a causa della presenza di corrente. Infine, il diametro, l'ingombro dei fili. Un cavo dal diametro di un centimetro può contenere centinaia di fibre ottiche. Un cavo di questo genere è in grado di alimentare un'intera città, un'intera metropoli e portare tutti i servizi di connettività e di fonia. Un cavo telefonico dal diametro di un centimetro può portare 10 coppie, 10 linee, quindi può portare i servizi ADSL e fonia a una piccola palazzina, 10 abitazioni. Se pensate a un cavo coassiale per la distribuzione televisiva, ecco, forse è un po' più sottile, non è un centimetro ma è 0,6, 0,7, ecco, e quello è un singolo cavetto di antenna, un solo servizio. Tutto questo semplifica di molto le installazioni. In piccole tubazioni è possibile installare moltissime fibre ottiche. Ma la fibra ottica quindi è perfetta? A me verrebbe da dire di sì, però abbiamo uno svantaggio principale. Mentre per realizzare un'installazione di un cavetto telefonico, un cavetto di rete, un cavo coassiale, anche un'installazione di fortuna, è possibile arrangiarsi in qualche modo con un paio di forbici, una pinza del nastro isolante, ecco, con la fibra ottica questo non è possibile. È assolutamente necessario utilizzare la strumentazione adeguata. Se volete realizzare un cablaggio di buona qualità, non solo dovete imparare qualche piccolo trucco del mestiere, ma rispettare le dovute norme di pulizia e di gestione della fibra e utilizzare le giuntatrici a fusione che, sebbene non costino più come alcuni anni fa, tuttora hanno comunque un prezzo abbastanza importante. Si tratta comunque di un piccolo investimento. Si parte da giuntatrici piccole, economiche, nell'ordine di poche migliaia di euro, fino a macchine con elevate prestazioni con fasce di prezzo decisamente più alte. Insomma, per lavorare con la fibra ottica non ci si può improvvisare. Il consiglio è quello di frequentare un buon corso di formazione, almeno per imparare il linguaggio, imparare le basi, affiancare un collega o un tecnico esperto, esercitarsi molto e utilizzare sempre la strumentazione corretta. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie per l'attenzione e alla prossima!